buonasera a tutti. Buonasera. Soprattutto grazie per essere qui, per ringraziare voi per la pazienza, per essere riusciti a trovare il tempo, diciamo sempre per svegliare noi, no? Per la riflessione, per ragionare, per essere sempre più attenti alle provocazioni che ci arrivano come Chiesa, un po' da tutti. In questo caso, parlando del tema della gioia della pace, ci arrivano Papa Francesco. Ringraziamo Antonietta Potente che è riuscita con molta disponibilità a essere presente con noi questa sera per aiutarci a riflettere. Ringraziamo Don Enrico Ferroce, direttore della Caritas, anche lui mi ha detto bene durante il tempo. Ringraziamo la parrocchia di San Barnaba che ci ha ospitato, che ha accolto un po' questo che da un paio d'anni stiamo cercando di vivere come Chiesa, come Caritas Romana, di entrare in relazione un po' più profonda con quelle che sono le situazioni. Sappiamo che la zona di Torpignattara è una zona estremamente in pace e anche colpita da provocazioni, da situazioni sulle quali siamo chiamati ad interrogarci. La giornata di oggi si inserisce in quella che all'interno dell'esperienza formativa della Caritas chiamiamo la scuola di educazione alla pace, quindi ci sono diversi momenti durante l'anno, ma da diversi anni il mese di gennaio lo invitiamo a un approfondimento sul tema della giornata della pace che il Papa ci ha dato. Poi direi, non perdiamo ulteriormente tempo perché dobbiamo approfittare della presenza sia di Antonietta e di Don Enrico, ma anche poi eventualmente di alcuni contributi che potremo dare. E iniziamo nell'introdurci in quello che è, attraverso un piccolo filmato, il tema della giornata di quest'anno, non più schiavi ma fratelli. E direttamente dalle parole del Papa e direttamente da alcune immagini, tramite alcune immagini, cerchiamo di entrare in quello che è la sfida e la riflessione di questo tema ci propone. Grazie di nuovo e buon lavoro. Grazie. Vieni un po' più fuori per sempre. Oggi giornata mondiale della pace. Non più schiavi ma fratelli, ecco il messaggio di questa giornata. Perché le guerre ci fa schiavi sempre. Un messaggio che ci coinvolge tutti. Tutti siamo chiamati a combattere ogni forma di schiavitù e a costruire fraternità, tutti, ciascuno secondo la propria responsabilità. Ricordate bene, la pace è possibile e alla radice della pace serve c'è la preghiera. Preghiamo per la pace. Anche ci sono quelle belle scuole di pace, scuole per la pace. Dobbiamo andare avanti con questa educazione per la pace. Bene, il filmato doveva semplicemente così ricollocarci dentro questo messaggio che è stato lanciato e letto il 1 gennaio di quest'anno. E quando abbiamo un po' ragionato su come presentarlo, abbiamo pensato che abbiamo bisogno di alcune esperienze forti. E abbiamo chiesto a Antonietta di aiutarci attraverso la sua esperienza a leggere un po' il come e che cosa significa in qualche modo per noi un cammino per diventare fratelli. Tonietta è una teologa, insegna, domenicana, è stata in Bolivia diverso tempo, adesso in Italia, insomma, come dice, insegna all'università e poi è disponibile
perché comunque viene spesso coinvolta in queste riflessioni. Ci è piaciuto leggere alcune cose che lei ha scritto e ci è sembrato che poteva essere un modo questo da, da ridistribuire un po' a, a tutti quanti. Allora, Antonietta, questo cammino per diventare fratelli da schiavi, no? Tu quando ci hai scritto qualcosa ci hai detto più che fratelli liberi, no? E da lì è un po' iniziato un tuo percorso, una tua riflessione. In questo senso, che cosa ci racconti rispetto a quello che è un po' il tuo cammino, la tua esperienza nei confronti della schiavitù, della fratellanza, della fedeltà, della coerenza? È un cammino possibile? Innanzitutto, scusate la voce, ma è andata via la voce, per cui spero che possiate sentire. E vi ringrazio anche per questo invito. Io credo che il tema che lega due aspetti molto, molto grossi, cioè tutta la questione della schiavitù, che diremo è una, cioè qualcosa che succede da troppi secoli nella storia e che ogni volta cambia volto, assume degli aspetti differenti, per cui ogni società, ogni generazione anche deve confrontarsi con questa problematica. Cioè, è vero che noi diciamo che oggi l'umanità è molto più in là delle antiche schiavitù, però è anche vero che, come abbiamo sentito anche dalle parole di Papa Francesco, e come sappiamo benissimo senza che nessuno ce lo dica, tutte le volte, in tutte le società, nelle culture, la schiavitù si maschera di nuovo, per cui io non credo che una società davvero non possa mai dire che la schiavitù è finita, anche perché ci sono, e questo perché, non perché siamo, perché la schiavitù è impossibile vincerla, ma perché ci sono delle condizioni storiche, delle condizioni sociali, dei modi di stare della storia che noi fino in fondo non abbiamo ancora adottato. Allora, io quello che propongo è il primo passo a mio avviso è quello di metterci d'accordo su un'altra cosa, cioè io non penso che si possa così vincere la schiavitù se noi non facciamo dei cammini di liberazione, ma in tutti i sensi, cioè la liberazione non è solamente una questione anche lì sociologica, politica, è anche quella, ma la liberazione è proprio liberarci anche da di dentro, cioè riuscire a capire la dignità di ognuno di noi, che io sono una donna e sono degna di essere donna e che quindi vado rispettata prima di tutto come donna e poi per tutto quello che posso esprimere nella mia vita di donna, ma lo stesso che un popolo è degno in quanto popolo, in quanto una cultura è degna in quanto cultura e quindi ha il diritto, vedete, la libertà e quindi il cammino della liberazione parte da questo diritto fondamentale che è la dignità degli esseri umani, ma in modo molto concreto. Cioè, dei popoli che in fin dei conti stanno in piedi, nonostante appunto delle lunghe storie di schiavitù, secondo me hanno il diritto e
dobbiamo avere tutto il rispetto, mentre invece noi, e questo secondo me è un errore sul quale io insisto varie volte e insisterò anche con voi, cioè noi quando parliamo di queste problematiche drammatiche della nostra storia, quindi la povertà, quindi la schiavitù che questa povertà genera nella storia, le dipendenze che la povertà genera nella storia, e noi vediamo gli altri davvero come sempre dei poverini, no? Delle persone che hanno solo bisogno, che meno male che ci siamo noi. E invece il primo passo, a mio avviso, per una storia di pace, per una storia degna, cioè bella, è non considerare più nessuno poverino, ma povero sì, cioè impoverito. E se è impoverito, se ci sono dei poveri impoveriti, se ci sono delle persone che oggi, che questo è il grande fenomeno, credo, con il quale ha a che vedere la Caritas ogni giorno ormai da anni, cioè se ci sono delle persone che non riescono a stare più nella loro terra, è per due motivi o più. Uno, per le guerre, e quindi generano una situazione di schiavitù, le persone scappano dalla guerra o scappano anche perché non vogliono servire queste situazioni di violenza, non vogliono essere arruolati per esempio negli eserciti, sono persone giovani che non vogliono usare le armi per una storia di liberazione. L'altra motivazione molto, molto forte, secondo me, è la povertà economica, per cui non hanno lavoro, non hanno scelta. E qui si aggancia un altro tipo di schiavitù. Noi, nel nostro primo mondo, abbiamo fatto pensare agli altri che in qualche modo, seguendo il nostro stile, si potevano liberare. Non è vero, noi lo sappiamo che non è vero. Per cui vedete che noi non possiamo considerare gli altri dei poverini, noi dobbiamo liberarci con gli impoveriti della storia, perché anche noi siamo dei poverini in questo momento storico. Ma non solo perché l'euro è caduto in basso, le crisi finanziarie che toccano ormai da anni all'Europa, non solo per questo, non perché il nostro stipendio è rimasto bloccato, certamente anche quello, ma la nostra povertà è dovuta al fatto che noi non ci siamo anche noi liberati da un modello. E il modello che noi viviamo ormai da tempo è un modello di schiavitù, che guarda caso eravamo riusciti a trasportare in altri popoli pensando di liberarli, perché io credo che questo è un aspetto molto importante. E dietro di noi venivano i missionari, quindi i missionari che facevano il gioco, che fanno il gioco della globalizzazione, ma mica perché siamo cattivi, ma perché noi non abbiamo ancora fatto un cammino di liberazione. Ma ditemi voi, se noi lottiamo davvero per la pace, ditemi se noi davvero siamo donne e uomini che prendono delle posizioni serie nei confronti di paesi che fabbricano armi e che nonostante la crisi stanno bene, perché le entrate che danno, che dà la costruzione, la fabbrica delle armi, sono buone entrate. Non ha mai cessato quel tipo di mercato lì di andare in crisi, e noi questo non ci pensiamo,
magari siamo generosi, andiamo nel sud del mondo cosiddetti, andiamo nelle periferie ad aiutare le persone che scappano da questi sud del mondo, però non ci rendiamo conto che in fin dei conti è l'umanità che deve liberarsi e deve incominciare a conoscersi in un altro modo. Noi non possiamo più essere esportatori di modello, perché abbiamo visto che questo modello non è sufficiente. Per cui, quando io propongo, ancora prima di pensare a come essere fratelli, il primo passo, secondo me, è quello della liberazione. E dobbiamo farlo insieme, con tutti. Dobbiamo oggi trovare non solo dei centri di accoglienza, ma dei centri dove noi italiani ci formiamo con queste persone per studiare dei modi politici, sociali di convivenza umana. Questo mi sembra molto importante, cioè i nostri centri di accoglienza, lo sapete molto meglio di me, sono delle emergenze, nascono da emergenze, ma noi dobbiamo liberarci, dobbiamo formarci insieme agli altri, alla pace e alla liberazione. No, io non posso, sentite, io non me la sento di dirvi noi abbiamo un modello che può liberare gli altri, noi non ce l'abbiamo questo modello. Anche noi cadiamo spesso e volentieri nella schiavitù. Allora, il passo della liberazione è urgentissimo, è urgentissimo. E se io vi dovessi dire, ma come lo possiamo fare? Lo dobbiamo fare insieme a quelli che noi pensavamo che siano i destinatari. Noi pensiamo che anche tutte queste foto, no? Le persone che rappresentano questi popoli sono solo i destinatari. Credetemi, non lo sono. Noi